In festa a Lecce per il gioco dei giallorossi che crescono e divertono. Con il Siena l'equilibrio è durato solo una ventina di minuti, quelli iniziali della partita. Poi sull'asse Bacci De Patria la manovra giallorossa, ben supportata da Zanoncelli in difesa, si è fatta più insistita. Il vantaggio, prima sfiorato da De Patria, è arrivato dopo la mezz'ora con Bacci che ha sfruttato un assist di Servidei lanciato da Zanoncelli. In chiusura del tempo il Lecce ha segnato un'altra rete con Francioso dopo una respinta sulla linea di porta dei difensori senesi, ma l'arbitro ha annullato per un presunto fallo di mano del centravanti giallorosso. Nella ripresa i bianconeri toscani sono scomparsi dal campo e i leccesi hanno dilagato. Dopo qualche imprecisione sotto rete, Macellari ha lanciato De Patria al 17° ed il centrocampista ha raddoppiato di sinistro. I giallorossi, padroni del campo, hanno strappato applausi con le loro azioni in velocità e sono andati ancora in gol al 28° con De Patre al termine di uno scambio con Macellari e Francioso. A questo punto della gara il Lecce ha atteso mercoledì dalla gara di Coppa con la Fiorentina e domenica dallo scontro al vertice con l'Ascoli ha tirato i remi in barca. I toscani ne hanno approfittato per segnare il gol della bandiera con un gran sinistro di Lauria subentrato a Capecchi, ma la festa finale è stata tutta giallorossa. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che è seconda in classifica e che ha dimostrato di avere della qualità all'interno delle loro fila. È vero che abbiamo rischiato nel primo tempo uno o due contropiedi, ma è tanto vero che abbiamo creato diverse situazioni da gol. Direi che la mezz'ora del secondo tempo, credo, almeno ai miei occhi, è apparsa a fare un buon calcio.